benvenuti o bentornati sul canale. Oggi vi mostro un sensore davvero interessante, l'iLink LD2410C. Non è il solito sensore di movimento come quelli a infrarossi, già visti ampiamente su questo canale. Questo usa le microonde per rilevare la presenza umana, anche quando siete completamente fermi. Vediamo subito come funziona e cosa può fare. L'LD2410C è un sensore economico sviluppato dalla iLink Electronics e il suo principio di funzionamento si basa su microonde a 24 GHz per rilevare obiettivi umani fino a 6 metri. Il modulo è davvero compatto, difatti misura 21 mm per 16. Quindi davvero, davvero molto piccolo. Partendo da sinistra verso destra abbiamo i pin della seriale TX-RX, poi abbiamo un'uscita digitale out, ground e VCC. Il modulo funziona da 5 a 12 volt. Qui abbiamo la versione con BLE e UART, quindi lo si può programmare o leggere sia via seriale che via Bluetooth. E lo vedremo più avanti. Rispetto a un sensore PIR classico, il vantaggio è che rileva la presenza di una persona anche se è completamente immobile nella stanza. Infatti l'ho utilizzato in diversi progetti e il mio problema era che non veniva rilevata la posizione statica. Diversamente, questo sensore è capace di rilevare la presenza e il movimento. Ma non finisce qui. In confronto agli altri sensori, i vantaggi sono tantissimi. Ad esempio, il sensore a microonde non è influenzato da luci, da temperatura, umidità, non da falsi positivi. È capace di misurare anche la distanza, può essere rinchiuso dentro degli involucri non metallici e ha delle dimensioni veramente compatte. Anche il costo è molto contenuto, stiamo parlando di circa 10 euro in questo momento su Amazon. In pratica questo modulo funziona come un piccolo radar, invia un segnale a microonde e riceve quello riflesso. Quando qualcosa si muove e quando un corpo umano è presente, anche fermo, il sensore rileva micro variazioni nel segnale riflesso, quindi può vedere anche una persona che dorme o che sta leggendo ferma in poltrona, un bel passo avanti rispetto ai vecchi sensori PIR o di altro tipo. iLink produce diversi modelli di questi sensori, come possiamo vedere in questa immagine, invece in questa tabella possiamo vederne le differenze. In questa tabella ne vediamo tutte le caratteristiche tecniche. Opera a 5 volt, consuma una corrente media di 79 mA, ha un'uscita digitale out a 3,3 volt e due pin RX-TX per una connessione seriale con microcontrollori quali Arduino, ESP32, eccetera. La sensibilità è regolabile da 0,75 metri fino a 6 metri, così come il tempo di attivazione dell'uscita alta in assenza di presenza umana. Le microonde penetrano diversi materiali e quindi può funzionare anche dietro un involucro di protezione. Con la funzione Bluetooth è poi possibile configurare i vari parametri di funzionamento tramite un'app compatibile con Android e iOS. Il nome dell'app è HLK Radar Tools, senza usare un convertitore seriale. Dopo vedremo anche come configurare questi parametri e il funzionamento dell'app. In questo primo test andremo a verificare il funzionamento dell'uscita digitale out a 3,3 volt, quindi ho collegato una resistenza da 220 ohm per preservare il LED, che ho collegato questo LED rosso. Adesso verifichiamo il funzionamento. Accendo il mio alimentatore a 5 volt ed ecco che ha rilevato subito la mia presenza, sono vicino e anche se sono completamente immobile continuerà a segnalare la mia presenza. E io mai sentito la presenza, chiaro? Adesso mi allontano, esco dalla stanza e vediamo che succede. Io lo faccio.
Adesso mi riavvicino. Vediamo. Eccolo qua. In quest'ultimo esperimento andremo ad affiancare al sensore un microcontrollore ESP32 in modo da rilevare sia la presenza statica che il movimento. Come si può vedere anche dallo schema, ho collegato RX2 a TX e TX2 a RX incrociati. Il VIN dell'ESP32, che è un 5V, l'ho collegato a VCC, mentre il ground collegato a ground e al ground ovviamente dei due LED. Il LED giallo rileverà una presenza statica, mentre il rosso un movimento. Cosa importante è caricare prima il software sull'ESP32 e solo successivamente connettere con la seriale al sensore. In caso contrario riceveremo un errore di caricamento della seriale. Trovate lo sketch e tutti gli altri link in descrizione. Ok. Mi sposto su PC, libreria di Arduino con ESP32 e ho caricato preventivamente la libreria LD2410 di Nick Reynolds, questa qua. Adesso collego la porta USB-C. Ed ecco che vedremo che subito inizierà a rilevare i micromovimenti visto che sono nelle vicinanze. E lo stesso possiamo vederlo attraverso i messaggi sulla seriale. Stationary target e moving target quando viene rilevato anche un movimento. Adesso rimango immobile. Vediamo che succede. LED giallo. Al più piccolo movimento ovviamente si accenderà il LED rosso. Adesso mi allontanerò. E dovrebbero spegnersi entrambi i LED e conseguentemente anche un messaggio sulla seriale. Vediamo. Ecco qua, entrambi i LED spenti significa che non c'è nessuna presenza. Mi riavvicino e si riaccende il LED rosso a indicare il movimento. Vediamo adesso l'app tramite connessione Bluetooth. Io l'ho già installata, HLK Radar Tool, questa è la versione Android. Facciamo confirm. Ed ecco che ha già rilevato il dispositivo Bluetooth. Ed ecco l'interfaccia principale. Premiamo il tasto More in alto a destra, Parameter Settings, e qui possiamo andare a modificare l'accuratezza del rilevamento, 0,75 metri, quindi 75 centimetri fino a 6 metri, oppure possiamo andare a 0,2 metri e richiederà un riavvio del sensore e dell'app. In questo caso la distanza massima di rilevamento però diminuirà. Infatti adesso se torniamo al menu avremo da 0 a 1,60 m. Nel menu un Manned Durations invece che prestabilito a 5 secondi come default significa quanto tempo l'uscita deve rimanere alta in assenza di presenza. Possiamo arrivare fino a 120 secondi. Se ad esempio realizziamo un sistema di illuminazione smart, con questo parametro possiamo andare a indicare quanto tempo deve rimanere accesa una luce in assenza di presenza umana. Insomma, molto comodo. Ma allora, quali possono essere gli utilizzi pratici di un sensore come questo? Beh, mi vengono in mente tantissimi progetti, ad esempio accendere delle luci quando sono in presenza in una stanza, spegnerli quando non ci sono,
oppure accendere in un elettrodomestico un aspiratore in bagno, oppure ancora dei sistemi di sicurezza anziché basati sul classico PIR, su un sistema molto più affidabile come questo a microonde. Un altro vantaggio sicuramente non da poco è che può essere racchiuso dentro involucri non metallici e quindi può essere completamente nascosto a chiunque. Un'altra domanda che mi sono fatto è la pericolosità di queste microonde, soprattutto per esposizioni molto lunghe. Ebbene, ho fatto una ricerca. Le microonde prodotte da un sensore come questo sono circa 100 volte inferiori a un router Wi-Fi. Quindi se utilizzate un router Wi-Fi a casa, potete tranquillamente utilizzare un sensore come questo e non ci sarà alcun problema per la vostra salute. Ho già in mente di fare di integrare questo nuovo sensore sul mio sistema di illuminazione nella mia scrivania. Qui sopra vi lascerò il link del mio ultimo progetto della scrivania e ho intenzione di impostare l'accensione tramite questo sensore di presenza. Spero con questo di avervi detto tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!